Notti in Bianco, Bacio e Colazione è un film sulla paternità, ma è anche un film, a mio avviso, sul senso di colpa di questi due genitori che cercano di trovare il tempo per proseguire i propri obiettivi professionali e di trovare anche un equilibrio però per essere una coppia, per essere genitori. Ma secondo voi trovare un equilibrio tra queste due realtà può rendere un genitore una figura migliore? Beh, la cosa bella di questo film è che si affrontano, no, le difficoltà, le criticità e il coraggio di essere genitori pur continuando a fare la propria professione con passione, perché comunque sono due artisti, quindi è inevitabile che è un lavoro che vuoi fare bene e con tutto il coinvolgimento possibile. Però la cosa bella è che ti fa capire che si può. Si può vivendo le piccole cose, perché il tempo è veramente poco, però dando qualità. Allora, Le Notti in Bianco e Bacio a Colazione sarebbe una follia totale, impossibile, perché quando non dormi c'è il rischio che la mattina così ti svegli un po' poco predisposto ai baci. In realtà, invece, ricordarsi di farsi delle coccole, cose piccole, no? La coppia, perché poi alla fine la felicità di una famiglia parte dalla coppia, secondo me, no? Quindi pensare di dedicarsi ai figli e trascurare la coppia è comunque una cosa che ritarda solo la tragedia inevitabile, perché i figli sono felici quando i genitori stanno bene. E allora questa cosa di seminare piccoli, anche pochi momenti tra un urla, un cane, di bellezza e di unione tra la coppia, è quell'equilibrio che mi dici, secondo me, raggiungibile. Uno degli elementi che amano molto di questo film è la naturalezza, no? Con cui appunto racconta la quotidianità, l'intimità, le tensioni, le paure che ci sono in una famiglia, in una coppia. E c'è una scena, quella di litigio sul lungo lago, che ho trovato estremamente vera. Mi ci sono rispecchiata anche non avendo che io una bello. Se ci dice così vuol dire siamo molto felici di quello che ci dice. Se c'erano state molte prove o se è qualcosa che è andato così buona la prima? No, era qualcosa che sì, noi ci siamo visti con Ilaria prima, abbiamo avuto la fortuna di vederci prima di iniziare già il film, di parlarne, e ci siamo detti questo, è una commedia, ma non dobbiamo perdere assolutamente la verità della rottura di questa coppia, cioè far vedere anche che quando mostrare al pubblico anche un dolore, cioè nel senso quando comunque una coppia è in crisi e si sta forse per separare, soprattutto quando si hanno dei figli, c'è un dolore, c'è un dolore vero che noi dobbiamo cercare comunque di restituire al pubblico, perché spesso nelle commedie invece si tende molto ad essere tutto così molto patinato, perfetto. Invece quello che ha amato del film e della resa che abbiamo fatto è anche cercare di rappresentare questa realtà in queste rotture che loro hanno. E la scelta in spiaggia, e poi quel giorno pioveva, quindi secondo me anche noi, cioè io ne ero molto felice di quella scena, di quel vissuto lì. Anche perché poi più problematiche hai reali, poi più riesci realmente a capire il senso della famiglia, il senso delle piccole cose, perché quanti notti in bianco nella nostra vita abbiamo vissuto, ma anche di coppia, quante liti notturne ho vissuto, e soprattutto l'importante è che poi mi ricordo proprio esperienze personali di queste liti, di queste notti in bianco, e poi l'importante è che ci siano sempre dopo questi baci a colazione, che un po' tutto si rigenera, tutto va avanti, ed è un po' quello che cercano di fare loro, anche perché poi io non li ho, però da quello che ho capito è così, che quando poi hai dei figli la priorità non sei più tu, non è più Alessio, non è più Ilaria, ma la tua priorità sono quelle creature lì, quindi non hai hai tempo per Le Notti in Bianco, ma poi devono partire subito i baci a colazione, cioè bisogna andare avanti in qualche modo. Credo che Francesco Modelli abbia trovato il registro giusto, i toni giusti per raccontare questa storia. Ero curiosa di sapere come avevate lavorato con lui, che tipo di indicazioni aveva dato per creare poi questa intimità e farla sembrare e farla vibrare come reale sullo schermo. Francesco, secondo me, ha il dono dell'empatia, nel senso che è veramente un ragazzo a parte pieno di talenti, e tra questi forse il più grande è quello proprio umano, e quindi lui ci parlava, ci raccontava, ci diceva cosa voleva vivere, qual era l'atmosfera che voleva vivere, senza entrare nello specifico nel come si dice no? Ci sono registi che amano fare questo tipo di lavoro, no? Proprio sulla battuta,
poi a me, devo dire, è successo poche volte, ma so che ci sono anche registi così che magari possono aiutare, ma anche delle volte no, metterti in difficoltà. E lui invece aveva la cosa di creare l'atmosfera, portarci dentro, spesso ci ha messo anche delle musiche, no, per farci entrare, e poi questo ci permetteva di essere liberi, come dicevi tu, anche quella scena in spiaggia, noi ce la siamo raccontata, ma non nelle battute, ma nel come dire, nell'emotività, e allora poi a quel punto tu sai dove devi arrivare, quindi poi diciamo, ecco, la capacità tecnica è quella magari di rifarlo tante volte, no? Quando una cosa è autentica rischi che rifacendola tante volte te la perdi, però avendo chiaro dove sei, rimanendo un po' concentrati, ce l'abbiamo fatta anche con le bambine, casino, ecco, quello è stato di grande aiuto. Quindi lui è molto bravo a portarti in maniera molto delicata. Questo è un film che parla anche della frustrazione, no? di un artista nel cercare di realizzare i propri sogni. Volevo sapere se voi nella vostra vita professionale vi siete ritrovati a condividere la frustrazione che prova Matteo Bussola nel film. Cioè, ma la frustrazione penso sia parte, ma penso sì, qualunque mestiere. Del meccanismo del nostro mestiere, umano. Cioè il fatto di, però magari rispetto al personaggio di Matteo, almeno nel film, che a un certo punto decide di mollare, cioè quasi di mollare tutto, e poi sono gli eventi esterni che lo riportano a credere in quello che fa. Forse si cerca anche delle scuse, no? Cerca anche delle scuse, manca un po' di coraggio. Io personalmente no, sono uno che frustrazioni pieno come tutti, però che cerco sempre di star lì, di lottare e di capire che se c'è un problema, con un po' con l'esperienza ho capito che l'unica cosa da fare è cercare di risolverlo. Non piangerci sopra e non neanche prendersi troppe scuse, ma ogni problema c'è sempre una soluzione. Io almeno la vedo così, sono molto pratico rispetto a Bussola, e in quello invece è stato bravo Francesco a farmi uscire da questa mia praticità e andare un po' in questo mondo più fatato che ha Matteo. E poi dico, con Francesco io mi sono trovato benissimo, anche se abbiamo avuto degli scontri insieme, perché avevamo delle visioni diverse della commedia, del tono, quindi è stato anche lui molto, secondo me, intelligente a trovare con noi cioè non avere quell'atteggiamento autoritario, ma uno scambio proprio di anche accettare le nostre proposte, noi le sue, e quindi questo equilibrio è dovuto anche da questo. Sul set voi condividete la scena con tre piccole attrici meravigliose. Come è stato lavorare con loro, perché appunto portano poi quell'autenticità, no? sul set che fa di voi una vera famiglia? Ma a me sicuramente è divertito molto, innanzitutto, avere a che fare con delle femmine, visto che non ho questa, diciamo, questa quotidianità in effetti. E, beh, io ho dei video che posterò. Sei promosso. Una minaccia. Dei video che posterò, in cui noi mettiamo la musica e cerchiamo di divertirci anche nel camper, trucco, parrucco, che veramente anche lì, insomma, è stata tutta una grande famiglia, quindi c'era proprio questa gioia, no, di andare sul set, nonostante anche in momenti di estrema fatica, no? L'abbiamo detto tanto, però è vero, è stato un film anche con grandi momenti di fatica, soprattutto per le bambine. E aiutate da genitori fantastici, ci tengo anche questo a dirlo, genitori fantastici che accompagnano queste bambine, che le ovviamente seguono anche in momenti estremi, capire come poter aiutare la bambina per aiutare la resa del film. E però è stata una grande risorsa, cioè loro erano comunque una sorgente a cui rivolgerci per prendere energia, per prendere spontaneità, per prendere verità, quindi preziosissime. Grazie mille per il vostro tempo e complimenti. Grazie, grazie a te.